Eccoci, bentrovati. L'informazione Telebrea sul canale 13 e sul canale 110. Beh, devo dire che siamo in primavera, ma è tornato l'inverno, almeno per quanto riguarda Ragusa. Perché vi posso dire, a parte la grandinata di oggi pomeriggio, la pioggia di ieri, perché ieri ci eravamo lamentati che non c'era pioggia e ieri ne ha buttata per almeno un mese in più, e poi le previsioni per questo fine settimana. Ma c'è anche il problema della temperatura, perché oggi pomeriggio alle 18:30, 20, quando sono arrivato in televisione, ragazzi, c'erano 3 gradi. La macchina si è accesa la spia dicendo: ghiaccio, c'è pericolo di ghiaccio, che si scivola. Oh, ma oggi è il 26 di marzo, è primavera, dovremmo avere altre condizioni atmosferiche. Però le previsioni, come avete visto, non sono buone fino a domenica. In pratica, domani sarà ancora brutto, come vedete nella fotografia che ci manda la regia, e poi il 28 va un po' a migliorare, e domenica dovrebbe essere una giornata un po', diciamo, migliore, però non possiamo fare niente perché siamo tutti in quarantena, tutti a casa, tutti senza. Quindi domenica sarà una bella giornata, e non dimenticate che sabato sera cambia l'orario, quindi avremo un'ora in più di sole, ma per stare a casa e non fare nient'altro. E parliamo di questo benedetto coronavirus. E un grande esperto dal punto di vista psicologico ha detto, e noi oggi parleremo anche di informazione, vi dirò una cosa che abbiamo realizzato ieri: vedere troppi telegiornali fa male. Questa è la prima cosa, perché uno si sente e addirittura la depressione fa calare le difese immunitarie. E invece dobbiamo avere le difese immunitarie fortissime, prontissime. Non ci sono medicinali, ma una bella spremuta d'arancia non ha mai fatto male a nessuno. A questo punto io devo darvi però i numeri. Lo sapete che ogni giorno, intorno alle 12, ma poi la notizia arriva sempre nel primo pomeriggio, la regione ci dà i numeri, e questi sono i numeri. Però abbiamo anche i numeri provincia per provincia: Agrigento 52, Caltanissetta 48, Catania 321, Enna 126, e qua dove ci sono i focolai, perché ci sono alcuni piccoli paesi, sapete qual è la situazione: Messina 212, Palermo 197, Ragusa 27, Siracusa 63 e Trapani 49. Allora, Ragusa continua a crescere, ma il trend è quello regionale. Ma non c'è dubbio che noi siamo, diciamo, in una condizione che dovremmo cercare di mantenere, ma per mantenere bisogna che tutti facciano il loro lavoro. Io oggi ho sentito delle persone, c'è un'intervista con Nello Di Pasquale, ma ho sentito anche delle persone. E dicevano: sapete qual è il problema? Che la mattina sembrano giornate quasi normali, c'è tanta gente in giro. È vero, io stamattina sono andato alle poste per prendere che poi era una contravvenzione, un atto giudiziario, uno si preoccupa, si sa che succede, uno magari di quelle delle contravvenzioni, uno che va a Catania, racchiappa sempre una contravvenzione. E però, cos'è successo? Cioè, davanti alle poste, grazie a Dio, non c'era nessuno. Nessuno si pensava con le pensioni, invece non c'era nessuno. Quindi la gente gira. Ma se anche girando riusciamo a mantenere tutte le condizioni, il metro di distanza, non affollarci, non fare, mettete le mascherine, servono quello che servono, ma sono meglio di niente, e riusciamo a stare a casa il più possibile, facciamo il nostro dovere. Questa è la realtà. Quindi a Ragusa c'è un aumento. Qualcuno ha sentito l'intervista fatta ieri ad Aliquò, che a un certo punto dice l'interlocutore con cui ho parlato:
balbettava quando ha chiesto dei tamponi, dei reagenti. Insomma, ha detto il presidente della regione, e qua c'è da fargli una frusta, e gliela farà Nello Di Pasquale nella intervista, dice: noi rischiamo di combattere una guerra con le fionde. Però è anche vero, noi siamo una grande regione, noi siamo uno Stato, 6 milioni di abitanti, e non siamo in grado di organizzarci. Qualcuno in questa vicenda sta sbagliando, perché alla fine un'operazione del genere, la regione, una cinquantina di milioni di euro, l'ave. Ieri abbiamo dovuto chiedere a quelli gratuitamente di regalare le mascherine, e noi non siamo stati in grado a organizzare qualcosa del genere, l'abbiamo presa troppo alla leggera. E su questa storia, vedete, c'è la telefonata con Nello Di Pasquale, che è molto emblematica. Io vi consiglio di ascoltarla, perché Di Pasquale è un po' incavolato e qualcuno le colpe le deve avere. Sentiamo la telefonata. Al telefono, vedete, con noi c'è l'onorevole Nello Di Pasquale, collegato da casa sua, naturalmente, ormai è tutto così. Ciao Nello, tutto bene? Ciao, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti quanti. Benissimo, allora Nello, sappiamo che sei stato colpito negli affetti amicali, un tuo caro amico è scomparso. Questo ha scatenato anche una polemica politica. Allora, innanzitutto permettimi di fare un grandissimo saluto e un abbraccio a tutti i nostri medici e a tutti i nostri infermieri che si stanno preparando, che già sono in corsa per questa grandissima emergenza. Sì, purtroppo il coronavirus mi ha colpito dal punto di vista degli affetti, ma ha colpito anche un territorio che comunque aveva conosciuto, arrizzuto, e l'aveva conosciuto come sovrintendente e come bravo sovrintendente. Tutto può capitare che si muore ovviamente per coronavirus. La cosa assurda che non può capitare è che uno muore perché ci sono tante cose che non vanno bene, e purtroppo quella vicenda io l'ho seguita in prima persona, perché vicino alla moglie, e l'ho seguita dai sintomi, l'ho seguita da quando doveva arrivare il primo tampone e poi il secondo tampone. Comunque, su questa vicenda io poi il 14 di marzo avevo fatto una lettera al prefetto di Siracusa, non parlandone con nessuno, perché mi interessava solamente che il rizzuto si potesse riprendere, però era giusto che sapesse il prefetto di Siracusa delle cose assurde che io avevo visto in quei giorni, che riguardavano l'organizzazione di tutta questa emergenza. Poi, dopodiché, quando è morto Calogero, ovviamente è uscita con forza. Devo dirvi che per me non è stato semplice trovare anche la forza di parlare, ma non poteva essere possibile che certe cose possano capitare ad altre persone. Non è possibile che una persona venga ricoverata quando ormai è ai minimi termini, così come è successo a lui. Purtroppo ora è capitata anche a una sua collaboratrice. Purtroppo il virus è aggressivo e non lascia scampo ad errori. Purtroppo noi ci sono tutta una serie di lacune che stanno emergendo, purtroppo, nel sistema sanitario, nella gestione dei tamponi. Non è possibile che si passino 5-6 giorni per avere un referto sul tampone, non è possibile che non ci sia il reagente, non è possibile che non ci siano mascherine, che non ci siano camici, che non ci siano grembiuli. Cioè, sono cose che noi avevamo detto già il 7 di marzo, avevamo febbraio. Invitato il presidente di febbraio, no 7 di marzo avevamo detto: organizziamoci anche noi, perché l'emergenza del paese è scoppiata il 21 di febbraio. Ma è possibile ancora oggi leggere una dichiarazione del presidente della regione che ci comunica che potenzierà
le emergenze, le sale di rianimazione, aumentando i posti letto da qui ad aprile. Cioè, l'emergenza è iniziata il 21 di febbraio, cioè noi abbiamo avuto il virus ci ha dato un'occasione. Cioè, l'occasione è stata quella là di un mese di anticipo. Dopo un mese di emergenza che hanno i nostri amici connazionali al nord, noi cosa riusciamo a fare? A fare qualche bel video, a lamentarci del governo nazionale, a mendicare per quattro mascherine, perché non riusciamo noi come Sicilia neanche a comprare le mascherine. Ci sono regioni che già hanno comprato ventilatori, i caschi, che si sono attrezzati in tutto e per tutto, che non hanno aspettato nessuno, che hanno dimostrato di avere dignità. E noi, in poche parole, invece sembriamo gli accattoni che ci sappiamo solo lamentare se non ci mandano le mascherine, se non ci mandano niente. Non riusciamo a capire quante risorse sono state impegnate, quanto ne vogliono impegnare. Non riusciamo realmente a capire cosa hanno fatto da quando è scoppiata l'emergenza nel paese il 21 di febbraio ad oggi. Cioè noi ad oggi sappiamo quello che vogliono fare da ora ad aprile. Io per questo ho chiesto, ovviamente io mi sono mantenuto fermo e calmo, questa è la prima volta che intervengo con un video su tutta questa vicenda, perché poi uno cerca sempre di non, in situazioni del genere, dobbiamo essere tutti una cosa e non fare polemiche e così, non ci sono dubbi. Però quando si toccano con mano l'incapacità organizzativa, qui non c'entrano niente i medici. E devo dire, per fortuna, ancora nel nostro territorio cose brutte, gravi, incredibili non ne stiamo vedendo. Però ho visto, ho toccato con mano quello che è successo in provincia di Siracusa, qualcos'altro in qualche altra provincia. Cioè, davvero stanno uscendo fuori quello che è un sistema organizzativo, ma non so come, non so neanche come definirlo. Abbiamo chiesto a Musumeci di parlarne in aula, di confrontarsi in aula, e questo dovrebbe avvenire martedì, perché quando ci vediamo un pochino tutti in faccia, perché già dovevamo iniziare ieri. A me la rabbia che mi fa, che odio dentro, che noi già avevamo iniziato a dirle queste cose il 7 di marzo pubblicamente, che dovevamo organizzarci. Non, davvero in Sicilia non siamo riusciti a utilizzare quel mese di anticipo che il virus ci aveva dato. Cioè, come se era una cosa che a noi non doveva toccare, non doveva interessare. Con oggi tagliamo il traguardo dei 1.000 di contagi. Io sono fiducioso che questi grandi sacrifici che sono stati fatti, stendiamo un velo pietoso sulla gestione di tutte le persone che sono arrivate, 40.000, sicuramente andava fatta una politica qui nel territorio siciliano, diverso che non è stata fatta, ma comunque avremo poi modo, quando finirà tutta questa cosa, di confrontarci anche su questo. Disponibilità totale, questo poi lo diremo ancora meglio a Musumeci. Sconti zero all'improvvisazione e all'arroganza. Perché i medici sono i nostri migliori alleati e noi lavoriamo con, e noi lavoriamo per loro, ma purtroppo a volte c'è chi organizza il lavoro dei medici, che non è neanche medico, che poi non dimostra di avere grandissime lacune, grandissime falle e di creare poi tantissimi problemi. Quindi zitti non ci stiamo, denunziamo le cose che non vanno, disponibilità totale infinita. Ritengo che ci sia un ritardo incredibile in questa regione. È il ritardo di un mese che c'era stata data dal virus e che secondo me abbiamo utilizzato male. Ognuno di noi siamo chiamati a fare la nostra parte, facciamola. Siamo Nello. nelle mani di un personale di altissimo livello, quello nostro, io mi fido e supereremo anche Vabbè. questo. Senti Nello, una domanda. C'è molta polemica in questi giorni per quanto riguarda i sindaci. Hai sentito Cateno De Luca, dice dateci più potere. Tu pensi che sia giusto dare più potere ai sindaci nei propri territori? Tu che sei stato un sindaco e sai com'è questa situazione.
Ma guarda, io penso che il sindaco già ha tanti poteri, cioè fare confusione non serve, lo Stato deve fare lo Stato, la Regione deve fare la Regione e il Comune deve fare il Comune. Che significa? Il sindaco deve fare il sindaco. Cioè io da sindaco non cercherei di scimmiottare le Ordinanza. azioni di pubblica sicurezza o restrizione dello Stato e della regione. Ci sono ragionamenti più ampi. Ma un sindaco, io da sindaco sicuramente, una cosa che devo fare, non posso non fare, garantire sicuramente anche quei presidi di sicurezza. Io per esempio non ho rispettato nessuno, né Stato né regione. Io da sindaco già quando avevo sentore dell'emergenza, mettevo in condizione di comprare mascherine, camici, l'avrei fatto e trovavo io le condizioni per farle, parlo dal punto di vista amministrativo, per avere una mia scorta e per avere io una possibilità di dare risposte nel mio territorio. Così come sicuramente una cosa che va fatta nei territori, devono organizzarsi, bisogna organizzarsi per mettere in condizione che nessuno muoia di fame, che nessuno abbia il problema della spesa, che a differenza del passato, che potevano essere poche persone, una parte di persone, oggi questa parte può essere superiore, perché non andando a lavorare, perché essendoci sacche non censite, tutte queste belle cose, ci può essere chi può avere il problema della spesa e questo è impossibile. La prima risposta, prima dello Stato e prima della regione, questo devono essere sicuramente le amministrazioni locali che attraverso i servizi sociali, attraverso il volontariato, ma mettendoci risorse non con le chiacchiere, devono dare risposta a queste che sono le cose più importanti. Poi invece i ristori all'economia, le leggi, le norme per più restrittive e tutto quello che serve dal punto di vista strutturale per la risposta sanitaria, ovviamente c'è la regione e lo Stato che devono fare la loro parte. Io penso che se ognuno di noi pensa a fare la sua parte, a farla bene, senza cercare di andare oltre quando non serve, daremo sicuramente per notare tutti un contributo. Purtroppo viviamo in un'epoca dove ricerchiamo tutti palcoscenici e tutte prime linee. Questo è il mio primo intervento che faccio, ma davvero in tutta questa vicenda. Non sono stato zitto perché, come avete visto, gli interventi nel governo Musumeci, a Musumeci, di suggerimenti ne ho fatto tanti, però ne ho fatti dal 7 di marzo, però mi rendo conto che poi se in alcune cose non si alza la voce, poi il rischio è poi di essere anche corresponsabili. Va bene, Nello, non voglio andare oltre perché dovremmo parlare dell'economia, ma sappiamo che tu sei molto attento e che con Musumeci, non vi dico, cioè, no. Ho fatto una nota con delle proposte chiare, Esatto. devo dire che alcune sono state recepite da un decreto di Armao, altre cose mancano, però ritorno a dire quello che a me oggi interessa è la vita e la salute delle persone, in primis è il mangiare e il ristoro per tutti. Poi, superata questa fase, o durante, per le cose che possiamo fare, daremo aiuto a tutti. Ma ora siamo in piena emergenza, anzi lo eravamo già ieri, in piena emergenza. Nessuno di chi deve organizzare può commettere errori. Non è possibile che ancora passino 6-7 giorni per avere risposte sui tamponi. Quando ci sono ritardi, vanno fatte altre verifiche dal punto di vista medico, come le radiografie, come le TAC e così via, non può succedere quello che è successo a Rizzuto, cioè che non solo non arriva un tampone, ne viene fatto un altro, si rimanda 2 volte a casa e nessuno ha la capacità di fargli fare una radiografia o una TAC per vedere
che c'è una polmonite in corso. Queste cose non possono succedere. Rizzuto è costata la vita e non può costare la vita più a nessun altro. Per questo urlo, denuncio, grido e mi arrabbio. Qualcuno dice che forse su queste cose ho perso l'equilibrio. No, no, assolutamente. Io sono consapevole che Rizzuto non ritorna indietro. Dalle denunce o dalle battaglie più generali della politica, ma sono degli esempi che faccio e che porto avanti proprio per evitare che possano succedere in altre parti della Sicilia. Grazie, Nello, grazie, ci risentiremo, grazie dell'intervento, un intervento credo molto forte che la gente apprezzerà. Grazie onorevole Di Pasquale, ciao, arrivederci, grazie. Un abbraccio a tutti, non vedo l'ora di abbracciarvi a tutti quanti. Avete sentito Di Pasquale, ce l'ha con il Presidente della Regione e devo dire che anch'io mi sento di criticare. Perché quando un presidente, in questo caso il presidente della regione, che è anche una persona molto esperta, non è un novellino, ma in questa situazione da giorno 7, ma io penso anche dal 23 di febbraio, quando il 23 di febbraio è scoppiato con i blocchi e compagnia bella, un presidente di regione che per giunta è andato in quarantena avrebbe dovuto mettere a punto una macchina da guerra che poteva avere le fionde, ma che poteva anche avere almeno i sassi buoni per tirarli con le fionde. Questo senza dubbio è accaduto. Poi ho fatto riferimento al sindaco De Luca perché? Perché il Viminale lo ha denunciato. Ora io capisco che uno può esagerare, lo vedete, però io sono solidale come tanti altri sindaci. Dice Nello Di Pasquale, ognuno deve fare il suo lavoro, non c'è dubbio, però in una città, quando magari capisci che ti arrivano 10.000 persone e ti entrano in città in modo indisturbato, come quello che veniva dalla neve e compagnia bella, è chiaro che il sindaco ha diritto a incavolarsi, perché poi la corda ruppa ruppa. Poi la scioglie chi non ci coppa, e in questo caso stiamo sciogliendo noi siciliani, come tutta la polemica. Ora, per esempio, il sindaco di Pozzallo ha detto: grazie, sono tornati i nostri concittadini che erano fermi lì. Ma qualcuno gli ha detto: ma siete sicuri che è stata una bella idea? Chiaramente non li potevamo lasciare in mezzo alla strada, ma controlliamoli. Facciamo in modo che non sia rischioso, perché poi un focolaio fa scoppiare un caos per tutti. E a questo punto devo dire che la questione economica viene affrontata più volte. C'è un intervento di Orazio Ragusa, che è il presidente della Commissione Attività Produttive. Lui lancia, lo potete leggere su Rete Iblea, abbiamo pubblicato la sua nota. Lancia una serie di suggerimenti che possono essere attuati immediatamente, perché dice non possiamo rimanere inerti in via definitiva in questa situazione. Quindi Orazio Ragusa, come attività produttiva, sa anche dove sono i fondi, 102 milioni di euro già assegnati, poi 1 miliardo di investimenti, insomma è tutto scritto sulla pagina di Rete Iblea, andatela a leggere perché può essere interessante. E a questo punto io chiudo il nostro telegiornale perché è più breve, ma perché è più breve? Perché lasciamo spazio ad un tentativo che abbiamo fatto ieri su Facebook alle 19. Abbiamo fatto una diretta con la tecnologia che oggi è quella dei telefonini, ma mettere insieme quattro persone è una tecnologia anche un pochino più avanzata. Ci siamo riusciti. Io ho partecipato per un minuto, per dire quello che vi ripeto ora, anche perché poi c'era un po' di rimbombo e questo pezzo mio lo abbiamo tagliato. Io dico che l'informazione è chiamata a un compito importantissimo. Non dobbiamo fare la gara a chi dice prima quanti malati abbiamo o quanti malati non abbiamo. Non dobbiamo fare la gara ad aumentare, a fare preoccupare sempre più le persone. Io dico che è giusto che ci sia un bollettino al giorno,
ma non stiamo tutta la giornata a sentire queste cose perché è un gravissimo danno. Allora, io prima di chiudere voglio fare questo appunto sulle docce, perché è scoppiato un casino a Ragusa, perché c'è un mando del comune che fa riferimento alle docce, che a Marina saranno nuove, ce ne saranno 20 nuove, ma la novità è che si paga. Cioè le docce saranno a pagamento. Ora, non è una bella idea, però io ho visto delle cose incredibili. Ho visto la gente che lascia l'acqua che è aperta, e magari non a Marina, ma in altri posti l'ho visto. L'esagerazione c'è. Ora, il pagare non ti so dire cosa vuol dire. Una tantum, devi pagare ogni doccia. Cioè, è una cosa che bisognerà un po' studiare e che naturalmente farà scattare tante polemiche. Sono dell'idea che ogni servizio deve essere pagato, sono contrario alle navette gratis e a tante cose. Certo, una doccia, magari, dice, io quante docce mi faccio quando sono lì? Dice, 5 docce al giorno lì. E quanto costano? Dobbiamo trovare il sistema per dire che siccome paghiamo, stiamo attenti con l'acqua. Questa è la cosa più importante. Allora, vi lascio con questo programma di Alessia Russo che si chiama Lasciatemi cantare, ma era la prima puntata, quindi una prova, poi dovrebbe andare in onda ogni mercoledì e poi ci saranno le nostre rubriche. Questa sera tocca ad Agri Sapori. Grazie, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa è Teleiblea. Più servizi, più assistenza e più vantaggi per le imprese ragusane. Confcommercio Ragusa è la più grande associazione di rappresentanza imprenditoriale della provincia di Ragusa, con oltre 4.500 iscritti e 39 sigle sindacali. Confcommercio Ragusa è federazione di categoria. Rappresenta le categorie del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle piccole e medie imprese. Rappresentanza sindacale. Provvede alla gestione e allo sviluppo delle relazioni sindacali, definendo i contratti collettivi di lavoro a tutela degli interessi delle imprese associate. Formazione. Cura i corsi di formazione aziendali per la crescita e lo sviluppo di nuove professionalità e del personale. Assistenza legale e tributaria. Svolge attività di assistenza e consulenza legale relative alla gestione delle imprese. Sempre in cima ai nostri pensieri. Ciao a tutti, benvenuti, finalmente ce l'abbiamo fatta in questo spazio Facebook di diretta che era tanto atteso, forse, non lo so. Allora, uno spazio che vorrei, mi piacerebbe fosse interattivo, quindi di condivisione, che ho deciso di chiamare Lasciatemi Volare, perché per dare voce un po' a quello che è un sentimento collettivo in questo momento di fermo obbligato, in cui per giorni o forse chissà anche per periodi prolungati dobbiamo rivedere la nostra quotidianità. E perché no? Forse anche riconoscere e accettare il disagio che in questo periodo ci sta attanagliando e farlo anche nostro e sentirlo, perché non sempre bisogna scappare dalle cose. Però in questo momento, appunto, di restrizione vogliamo farvi compagnia. Quindi Retiblea ha pensato bene di fare questa rubrica in cui vi lasceremo cantare, quindi lo spazio sarà anche vostro. Non sarò sola in questa rubrica, ovviamente ci sarà la mia spalla, che è, come vedete, Nunzio Calogero, che è il direttore generale, che tutti conoscete, del Marina Calcio AS. Buonasera, ciao Alessia, ciao, buonasera. E poi abbiamo una mia carissima amica, nonché una grande professionista, che ha deciso coraggiosamente di rimanere a Milano perché ormai la sua vita è lì, il suo lavoro è lì, anche se è ragusana, e che è la giornalista Mediaset, conduttrice, presentatrice TV, ma fa tantissime altre cose, nonché una bellissima anima, Rossella Scribano. Grazie, troppo buona, soprattutto siciliana, non sai quanto mi manca casa. Ciao a tutti ragazzi, buonasera.
Ciao, grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo anche una persona che voi conoscete, che gioca in casa, che è il padrone appunto di questa casa.││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